E a proposito del vincitore di quest'anno, Salvatore Esposito, qualche giorno fa si è tenuta la presentazione del suo romanzo Lo sciamano a Napoli al prestigioso Caffè Gambrinus. Ovviamente c'eravamo anche noi di Patrimonio Italiano TV a incontrarlo. Gigi, andiamo a vedere com'è andata. Amici di Patrimonio Italiano TV, vediamo che cosa ci offre, cosa c'è sotto l'albero di Natale. Eccolo, Salvatore Esposito, lo sciamano, e noi siamo proprio in compagnia dell'autore. Ciao Salvatore. Ciao, ciao a tutti. Allora Salvatore, questo Christian Costa, raccontaci un po' il protagonista di questo tuo romanzo. È un profiler, un esperto in crimini esoterici, satanici, famosissimo e stimatissimo nel mondo, che si troverà ad avere a che fare in questo romanzo con un pericolosissimo serial killer, l'inquisitore. E diciamo nella lotta che avrà con questo inquisitore, nella strada che lo porterà a scoprire sempre più cose di questo serial killer, scoprirà qualcosa legato al suo passato, legata a Napoli, però non facciamo spoiler. Comincia dalla Svezia la sua indagine e poi arriva in Italia, Napoli, anche Benevento, sicuramente una tappa a Roma, quindi tanta cultura anche italiana. Guarda, ti ringrazio per la domanda. Innanzitutto io, come hai detto tu, voglio raccontare un nucleo che sia quello dell'Italia. Non solo Christian Costa, italiano, muove i primi passi in Italia, ma porta questo suo talento italiano all'estero, un po' quello che è il mio obiettivo. Quindi tutto parte da qui per poi arrivare nel mondo. Tra l'altro, questo libro diventerà presto una serie TV, vedrà luce anche sugli schermi, quindi sono orgoglioso di poter non solo di aver pensato ad un personaggio del genere, ma a questo personaggio, che questo personaggio possa essere poi apprezzato nel mondo. Qual era il regalo che vi aspettavi sotto l'albero e soprattutto dal nuovo anno? Per forza mi volete far dire cose, non dico che regali mi aspetto solo che questo momento difficile legato al Covid passi il prima possibile, perché tante famiglie, tante persone stanno ancora soffrendo, sono anni, ormai sono un paio d'anni che ci portiamo dietro questa pandemia e non se ne può più. Quindi spero che col 2022 si possa mettere un punto a questa situazione e si possa andare avanti. Vi auguro un felicissimo 2022, che sia sempre migliore e che vi porti solo cose belle. Ciao a tutti gli amici di Patrimonio Italiano TV e a tutti gli amici che sono all'estero. Ragazzi, spero di incontrarvi uno a uno. Sono milioni, ci metterò forse una vita, però vi voglio abbracciare tutti. Grazie innanzitutto, grazie perché voi di Patrimonio Italiano mi avete sempre sostenuto. Tra l'altro già questo premio dovevamo farlo l'anno scorso, e col Covid non abbiamo potuto, invece per fortuna siamo riusciti a farlo quest'anno e abbiamo tante idee pure per l'anno prossimo, per gli Stati Uniti.